Buongiorno a tutti ragazzi, siamo ancora noi, GiuPioTubo, rieccoci qua con una nuova guida ai boss su Dark Souls 2. Oggi toccherà ai boss che difenderanno Nashandra, la nostra brama di potere, ossia ragazzi, i custodi del trono. E beh sì ragazzi, anche questo boss sarà composto da due nemici, non uno ma due, ossia il guardiano e il custode del trono. Il custode del trono è un tank ragazzi, detto in parole povere, massiccio e potente, mentre il guardiano è una sorta di guerriero un po' più veloce, causa meno danni ma con attacchi più frequenti. Per arrivare ad affrontare questi boss dovete aver già incontrato il re Bendrick della cripta del non morto e aver preso l'anello del re. Successivamente dovrete aprire il portone vicino al primo falò del castello di Drangleic e incamminarvi nel trono del desiderio. Una volta entrati nella nebbia, come vi ho detto, vi ritroverete non uno, ma due nemici contemporaneamente nell'arena. Lo scontro non sarà difficilissimo, ma comunque dovrete stare attenti ad ogni singolo movimento. Prendendo in considerazione il pattern d'attacco, non sarà niente di impossibile da fronteggiare. Entrambi attaccheranno con colpi di spada, che saranno abbastanza veloci, ma anche facili da parare con un buono scudo. Il guardiano a volte userà anche quest'ultimo come arma e vi colpirà a suon di scudate per togliervi la stamina. State attenti ragazzi, perché se starete senza stamina contro questi due rischierete praticamente quasi sempre di morire. Potete anche essere colpiti da combo di spada, una serie di tre colpi, due o tre colpi in rapida successione, di solito adottata dal custode. Attacchi da tenere d'occhio ragazzi, soprattutto se anche altro nemico cerca di sanarvi. Vediamo adesso all'unico miracolo offensivo che vedrete usare in questo scontro, ossia Ira degli Dei. Sinceramente non l'ho mai visto usare, però qualche volta ho sentito dire che lo usano. E praticamente sarà un miracolo con il quale il custode cerca di colpirvi attraverso dei danni ad area. Inoltre, una volta arrivati al 50% di vita, i boss incanteranno le proprie armi. Il custode infonderà l'arma con la magia, mentre il guardiano con l'elettricità. Quindi state attenti ragazzi, perché i danni ovviamente andranno oltre lo scudo. L'ultima mossa che potremo vedere eseguita da questi due nemici sarà un miracolo di guarigione, qualora uno dei due cadrà prima dell'altro. Quindi fate attenzione ragazzi e fate in modo da ucciderli quasi in contemporanea. Detto questo, vediamo la strategia migliore da adottare contro questi due brutti ceffi per averla meglio facilmente. Come vi ho detto all'inizio del video, il custode è agile, mentre il guardiano è più lento ma più potente. Cercate di avere sempre il contatto visivo su entrambi i boss, così da non farvi colpire da dietro e subire danni. A differenza di tutti gli scontri con due o più nemici, vi consiglio di attaccare entrambi i boss in modo da tenervi sempre con la stessa vita. È molto importante uccidere entrambi in un breve lasso di tempo, altrimenti quello abbattuto per primo si rialzerà in caso l'altro sia ancora vivo. Per averla meglio è importante distanziarli a sufficienza, così da avere il tempo di colpirne uno senza preoccuparsi di attacchi dell'altro. Veloci attacchi da lontano sono comunque una buona opzione in questo scontro, quindi se avete piromanzie o se avete miracoli eccetera, usateli assolutissimente. Girate attorno ai due senza fermarvi e poi attaccate senza scoprirvi troppo, quando se ne presenterà l'opportunità. State attenti perché ovviamente potrebbero anche attaccare loro due insieme. Se avete difficoltà in questa boss fight o se comunque non volete fare un handicap match, come si direbbe nel wrestling, ma volete giocare alla pari oppure volete abbondare, potete evocare Benhart di Jugo e anche la testa di Vengar se avrete parlato con lui dopo aver sconfitto il suo corpo a Zeldora. Ovviamente i segni si ritroveranno davanti alla nebbia. Una volta annientati, questi due boss dropperanno 68.000 anime, utili per qualche livellino, finalmente un po' di anime, e poi le loro anime uniche, scambiabili con lo scudo o lo spadone del custode, oppure le armi analoghe però del guardiano, quindi lo scudo e lo spadone del guardiano. Beh ragazzi, se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, commentate, condividete, fate tutto quello che volete come al solito, e noi ci vediamo al prossimo video da poco ragazzi, woohoo!